Cari amici del Cilento, ecco come noi, ragazzi di Piancavallo, abbiamo pensato di farvi conoscere le nostre montagne. Accendete le casse del computer e seguite la nostra mascotte alla scoperta dei nostri luoghi. Intanto ci presentiamo, siamo alunni di una scuola d'ospedale, la scuola media statale di Piancavallo. Siamo ricoverati presso l'Istituto Oxologico Italiano, Ospedale San Giuseppe. Da questo luogo, che si trova a circa 1300 metri di altezza, godiamo di una bellissima vista sul Lago Maggiore, sulle Alpi Lepontine, in una visione d'insieme che spazia dalla Svizzera a Milano. Non abbiamo ancora fatto indagini, ma probabilmente siamo una tra le scuole più alte d'Italia, e a ragione possiamo definirci scuola di montagna. Ci troviamo in Piemonte, in provincia di Verbania, chiamata anche provincia azzurra, perché ci sono parecchi laghi, fiumi e aree verdi. Siamo qui ricoverati per diversi problemi, tutti collegati alla crescita e al disturbo alimentare. Infatti il nostro reparto è l'auxologia. Arriviamo anche da molto lontano, e i primi giorni sono a volte un po' duri, perché siamo distanti da casa. Fortunatamente qui incontriamo molti amici e una natura meravigliosa. Abbiamo vette belle e importanti, ve ne ricordiamo solo qualcuna. Il Monte Rosa, che noi possiamo ammirare in tutto il suo splendore e che supera i 4.000 metri. È la seconda catena alpina dopo quella del Bianco. Il Monte Leone, alto più di 3.500 metri, al cui interno scorre il tunnel ferroviario del Sempione. L'Arbola, che maestosa e solenne veglia sull'alta Val Formazza e sul Parco Naturale del Vevero. A poca distanza dalla scuola partono i sentieri per raggiungere il Monte Zeda, che si erge maestoso e superbo all'interno del nostro parco nazionale, la Val Grande. E poi c'è il Lago Maggiore, che rappresenta lo sfondo di quasi ogni nostro paesaggio. Con i nostri professori abbiamo visitato il sito del Parco del Cilento e Vallo di Diano e ci è sembrato molto bello, ricco di armonie naturali, di storia e di testimonianze artistiche. A nostra volta, per descrivere il nostro ambiente, siamo andati alla ricerca di leggende, poesie, pensieri, che ci sembra possano far riflettere molto su ciò che la montagna può dare, a chi la sa ammirare e amare. Sicuramente anche voi condividerete il nostro pensiero, avendo sul vostro territorio gli imponenti Alburni, il Bulgheria, il Cervati e il sublime spettacolo della natura cilentana. Vi presentiamo due disegni, realizzati a più mani e poi assemblati in un unico paesaggio. Ogni ragazzo ha disegnato un albero, un fiore, un animale, che si trova intorno al nostro ospedale, cercando di catturare la varietà di colori e di forme che ci offre la natura intorno a noi. A differenza delle città da cui molti di noi provengono, Milano, Torino, Napoli, Catania, Cagliari, l'ambiente di Piancavallo è ancora intatto. E qui è più semplice vivere spontaneamente, seguendo le regole della natura. Dovreste vedere come cambia il paesaggio e i colori a seconda dell'avvicendarsi delle stagioni e del tempo che passa. Ed ora vi proponiamo una leggenda sul fiore delle vette per eccellenza, la stella alpina. In zone d'alta quota, spesso in luoghi inaccessibili, vive un fiore meraviglioso, ricercatissimo e sempre più raro, la stella alpina. Questa meraviglia della natura cresce nelle fessure tra i sassi, sulle rocce, sulle pareti a strapiombo e su ripidi pendii verso le vette. Riesce a vivere dove l'acqua e il vento hanno trasportato un pugno di terra e qualche piccolissimo ma preziosissimo seme. Sembra impossibile che in luoghi così ostili possa sbocciare un fiore così bello. Secondo una leggenda locale della Valle Strona, le stelle alpine sono le scintille della cometa di Betlemme, che, arrivata stanca sulle cime di Campello, decise di riposare per sempre fra queste montagne. Ovunque nel mondo si raccontano leggende, favole e storie che narrano di una valle perduta, di una valle felice sempre verdeggiante, serena e mite, dove la vita ha superato la morte e il dolore. Probabilmente, ancora oggi, l'escursionista che cammina sugli antichi sentieri
è alla ricerca della sua valle perduta. Perché in fondo c'è una valle perduta in ognuno di noi. Queste stelle alpine sono state raccolte, rispettando le norme, al passo del Gries, a circa 2600 metri di quota, ai piedi dell'omonimo ghiacciaio. Questi invece, che potrebbero essere scambiati per fiori secchi, sono in realtà dei semplici e umili fili d'erba, raccolti a fine estate a 2500 metri. In un luogo dove la natura sembra ostile, ecco che possiamo trovare tanta bellezza. L'importante è saper guardare, saper vedere, perché spesso siamo ciechi anche se abbiamo una vista eccezionale. Una curiosità. L'albero di Ivan. La betulla, con la sua corteccia bianca, è diffusissima nei nostri boschi. Sapete che nel Medioevo questo albero era considerato simbolo di saggezza? La bacchetta dei maestri di scuola, infatti, era costituita da ramoscelli di betulla intrecciati. Alcuni anni fa, nella nostra scuola, c'era un ragazzo di nome Ivan, ricoverato come noi per perdere qualche chilo. Si narra che quando andavano in passeggiata, arrivato a un certo punto, non voleva saperne di proseguire. Si fermava sotto un albero di betulla e aspettava i compagni al ritorno. Da allora, a Piancavallo, la betulla è chiamata l'albero di Ivan. Per concludere, vi proponiamo una poesia, che è quasi una preghiera. Si trova esposta in tutti i rifugi d'alta quota delle nostre valli. Recita così. Abbi massimo rispetto per questo luogo e per tutto ciò che quassù trovi. Se tu non l'hai portato, con fatica qualcun altro l'ha fatto. Se tu, essere vivente, non credi in un essere supremo, guardati attorno e pensa se tu saresti in grado di fare tutto ciò che il tuo occhio vede. Amami e io non ti tradirò. Sii coraggioso e mi vincerai. Attento a dove posi il piede, per colpa tua qualcun altro, più in basso, può lasciarci la vita. Ai 1500 metri dimentica chi sei. Con persone di differente età usa il voi. Con persone della stessa età usa il tu. Ai 2000 metri dimentica il mondo, gli affanni, le tasse e goditi la vera pace. Ai 2500 metri dimentica il tuo io, la boria, la cultura, la forza fisica. Perché se quassù sei giunto, sei in tutto e per tutto uguale agli altri che quassù stanno. Non credere, piccolo uomo, di essere chissà chi, perché prima che tu esistessi, io già c'ero, e quando tu non esisterai più, io ancora ci sarò. La montagna. Come vedete, c'è molto da riflettere sul fatto che con leggerezza e con fare distratto spesso non vediamo lo splendore della natura che ci circonda o addirittura la maltrattiamo. Essa tuttavia continua, con umiltà e tenacia, a proporci i suoi insegnamenti, aiutandoci a dare valore alle cose che contano e a sperare in un mondo più rispettoso e attento ai bisogni di tutti. Ora vi salutiamo e speriamo di poter presto percorrere i sentieri del vostro parco per ammirare di persona le bellezze che da nord a sud la natura ci offre gratuitamente e con generosità. Invitiamo anche voi, se vorrete, a fare un viaggio nella nostra provincia. Un abbraccio affettuoso dai ragazzi e dagli insegnanti della Scuola Media di Piancavallo. Ciao!